Asamoah, lo attacca Callejon, l'indietro per Buffon. Molto bella questa fase di partita, Maurizio. I giocatori danno l'impressione di andare sopra le loro forze per cercare di portare a termine il risultato di questa gara. Indietro Quadrado, prende nel contropiede Lichtsteiner, che però riesce ad evitare che la palla vada in calcio d'angolo. Poi Buffon gli ha dato un pallone velenoso, Lichtsteiner, che chiede scusa. Se l'ha cavata comunque Buffon. Quadrado non riesce a girare in acrobazia. Il pallone del Napoli che continua ad attaccare. Zielinski cerca la percussione, ma anche lui va a infilarsi in un imbuto e perde il pallone. Riparte la Juve con Mandzukic. Davanti c'è il Sliwain e allora comprensibilmente temporeggia Mandzukic. Matuidi, Asamoah, Matuidi. Hevedes, Benatia, tre più recupero alla fine della partita che potrebbe seriamente indirizzare il campionato. Benatia, attaccato da Milik, Lichtsteiner, gli sporca il pallone Insigne, lo recupera Zielinski, qui la gioca da valle Lichtsteiner, attacca il Napoli, Insigne, punta Lichtsteiner, Jorginho, deve uscire dal fuorigioco Callejon, Insigne, Jorginho, Zielinski, Insigne, attacca pieno organico il Napoli, Insigne, Zielinski, ma il pallone è sempre lì, Insigne, Zielinski, fischia il pubblico, Zielinski poi prova a partire, dentro per Milik, intervento in tackle ancora di Benatia che lo ferma, poi la Juve che prova a ripartire, Milik prova a riprendersi il pallone ma tiene botta a Khedira, poi Quadrado a guadagnarsi un preziosissimo calcio di punizione. Poco più di 2 minuti al 90esimo. Ovviamente non ha nessuna fretta Lichtsteiner di andare a battere questo calcio di punizione. Buffon. Lancia a cercare Mandzukic. Sulla pallone vagante c'è Zielinski. Si muove centralmente Callejon, porta palla a Zielinski, deve liberarsene, cerca Callejon quando ormai è schierata la difesa della Juve. Sull'intervento di Vedes però nessuno è arrivato, e allora il Napoli insiste, Insigne, parte il cross verso Callejon, Buffon si allunga e la mette in calcio d'angolo. Era diventato un tiro in porta questo cross di Insigne, e a girare l'inserimento sia di Callejon che di Mertens hanno impedito a Buffon di valutare con anticipo questa traiettoria. In realtà il portiere della Juve è molto reattivo, la mette in calcio d'angolo, una parata non impossibile ma importante in questo momento della partita. Adesso il Napoli carica a testa bassa su questo calcio d'angolo, è pronto Callejon, ovviamente ci sono Albiol e Koulibaly in aria, in 5 del Napoli a saltare. Parte Callejon, serie di blocchi, Koulibaly, rete, Koulibaly, Napoli in vantaggio. 45esimo. Straordinario lo stacco di Koulibaly, che ha preso la rincorsa, è saltato da solo nel centro, nel cuore dell'area di rigore, ha impattato la palla con forza, non angolato, ma impossibile per Buffon reagire ed evitare che la palla finisse in rete. Napoli adesso a meno uno dalla Juve. Vedi, ha lo spazio per prendere la rincorsa, è su Benatia che guarda lui, non guarda il pallone. A quel punto non riesce a contenere proprio lo stacco, lo strapotere fisico di Koulibaly, che non angola la conclusione ma schiaccia la palla dove Buffon non riesce ad arrivare. Gol importantissimo per il Napoli. Koulibaly era stato protagonista di grande livello in fase difensiva, adesso ha messo la firma probabilmente sulla vittoria, se sarà così, più importante di questo campionato del Napoli. Sono 3 minuti di recupero, guardate la grinta di Sarri. Allora, da quando riparte il gioco, ha detto Rocchi, i 3 minuti di recupero. Si dovrebbe giocare attorno a 48 fino a 48 e 30. La Juve ha a disposizione 3 minuti per arrivare alla pari. Il Napoli deve resistere 3 minuti. In questo momento il Napoli è un punto dalla Juve. È in parità anche lo scontro diretto, ma la Juve è in vantaggio in differenza reti. Adesso l'assedio della Juve, parte il lancio di Asamoah fuori misura, spazza senza fronzoli Insigne, buttando il pallone in una zona dove non c'è nessuno. Siamo al primo minuto del recupero, ma credo che il recupero di fatto sia partito a 45-30. Rimessa per la Juve con il Quadrado. Benatia. Buffon. Asamoah. Sull'attacco di Milik, affida il pallone a Benatia. Parte il lancio a cercare Mandzukic,
stacca Mandzukic, vince il duello aereo al Biolla, recupera il pallone Pjanic, Benatia, tutta la Juve avanti, parte il lancio a cercare Matuidi, la sponda di Matuidi, da terra la gioca, ha commesso fallo, giudice di Rocchi, calcio di punizione per Napoli. Confischiato questo salto di Matuidi addosso ad Albiol, insomma. Anche Ovedes a fare l'attaccante aggiunto in queste ultime fasi, ecco, lo vediamo vicino al pallone, in ogni caso la palla non credo che sarebbe stata giocabile per il giocatore juventino, anche se Rocchi non avesse fischiato. Adesso è Reina che non ha assolutamente fretta, mentre qui rivediamo il colpo di testa di Koulibaly, una fucilata. Benatia prima guarda l'avversario, vedi, lo sta guardando, poi guarda il pallone, in quel momento perde contatto con Koulibaly che arriva, stacca da solo, abbiamo visto la sembra Sotomayor in cui ha colpito la palla. Rilancio di Reina, ricordo che si giocherà fino a 48-30 di testa Benatia, che è stato uno dei migliori. All'inseguimento del pallone di Masamola, lascia sfilare, la rimessa per la Juve, in teoria a 35 secondi alla fine, di fatto un minuto. Il lancio di Buffon a cercare Quadrado, prende posizione Koulibaly, Insigne ancora una volta lancia il pallone il più lontano possibile, arriva nella zona di Asamoah, può ripartire la Juve, è l'ultimo minuto di partita. Il lancio di Asamoah sull'attacco di Kayekon, il campanile nella zona di Higuain, la prende poi di testa Khedira, la recupera Insigne ma la regala involontariamente a Lichtsteiner, poi Insigne la recupera mettendo fuori di mano, calcio di punizione per la Juve, e qui andranno tutti a saltare, è l'ultima azione della partita, calcio di punizione per la Juve, il Napoli in vantaggio per 1-0, il Napoli in questo momento ha un punto dalla Juve e questa è l'ultima azione della partita. La Juve ne porta 7 al saltare, parte Pjanic nella zona di Hövedes che perde il duello aereo, poi arriva ancora Insigne sulla campanile, Pjanic di testa per Quadrado, si gioca, Quadrado la ributta verso il limite dell'area di rigore, stacca Benatia, perde il duello aereo, pallone del Napoli, Kayekon, c'è fallo, calcio di punizione per il Napoli. Fuori gioco. Anche in questo momento, Maurizio, di grande pressione, la linea difensiva del Napoli è lucida. Benatia riesce a rimanere allineata sul limite dell'area di rigore, non si abbassa e lascia Benatia in fuorigioco. Fa ancora giocare Rocchi, ma è possesso palla Napoli, calcio di punizione che batte Reina, siamo quasi a 4 minuti di recupero. La delusione scolpita sul volto di Allegri, calcia Reina, si gioca ancora, colpo di testa di Lichtsteiner, quello di Zielinski, Insigne questa volta la tiene all'indietro per Mario Rui, che la butta in avanti, game over all'Allianz Stadium, impresa del Napoli, vince 1-0 con gol di Koulibaly a 4 giornate dalla fine, c'è un solo punto tra Juventus e Napoli e adesso i giocatori del Napoli impazziti vanno sotto il settore riservato ai loro tifosi, non oso immaginare la festa che in questo momento ci sarà a Napoli. E Koulibaly travolto dall'abbraccio dei suoi, ha segnato il gol più importante della sua carriera, un gol che tiene il campionato apertissimo a 4 giornate dalla fine. Super Sport.